Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come sempre qui con voi ci sono io, SamSami02, in questo nuovo video che però non è di carriera, ma come ben vedete, come c'è scritto qui, FIFA 17. Dunque, in questo video non porterò il viaggio ma un po' le funzioni di questo FIFA 17, e nel prossimo video uscirà la carriera, ma poi dopo l'episodio di carriera ci sarà il viaggio, che esploreremo e vedremo di che pasta è fatto. Quindi andiamo a vedere, vabbè, le cose sono sempre le stesse, vediamo le squadre che ci sono e... scusate, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Real, Paris Saint Germain. Allora, io penso di fare 3 partite oggi. Allora, uno è il derby di Manchester, uno è il derby d'Italia e l'altro penso Real Madrid-Bayern Monaco. Quindi andiamo subito in campo con il derby di Manchester. Mi prenderò lo United. Stamford Bridge, derby di Manchester, di sera. La grafica sembra abbastanza migliorata anche per quanto riguarda gli stadi, che erano anche meno realistici forse. Qui entrata in campo dei giocatori, zoomati sono perfetti, guardate Rooney, guardate De Gea, guardate Arti, i tifosi sono identici all'anno scorso, anche se sono migliorati anche loro, perché gli altri anni erano delle figure strane, invece quest'anno sono persone. Questa è la nostra formazione, ma non ve la voglio dire perché voglio solo parlare di grafica. Per quanto riguarda quella delle formazioni, guardate Ibra e Martial, sono identiche, De Bruyne, guardate l'aspetto degli occhi, tutto zoomato, perfetto. La grafica cambia solo di colore delle formazioni, poi dice l'allenatore per chi è disponibile e il carattere delle lettere. Mentre per il resto la grafica delle formazioni è ancora tutto da vedere, perché comunque si sa che la demo non è il gioco completo. Quindi non vedo l'ora di vedere inquadrati gli allenatori. Eccolo qui, Pep Guardiola, addirittura José Mourinho. Eccolo qui, che oggi sarò io, perché comunque vedrò lo capitanerò lo United. E ecco che si carica la nostra formazione da indicazioni Mkhitaryan. E allora, dopo aver visto anche il caricamento del City, ci vediamo in campo a giocare. Si parte! Guardate le punizioni. Eh sì, c'è questo coso giallo. Possiamo anche chiamare il giocatore che vogliamo. Cross al centro verso Pogba! Art, ma ho mosso troppo in fretta il giocatore. Comunque è bella come cosa, perché almeno puoi decidere tu a chi passarla e come passarla, perché qui il movimento sarebbe stato perfetto se non fosse stato fuori gioco. Show, attenzione, è buona! Gundogan, parata, Nolito, 1-0 City. Qui lì però Valencia doveva andare di testa, non di rovesciata. Guardate, qui Nolito fa un gran gol, perché comunque a pallonetto, e lì non devi andare in rovesciata Valencia, vai di testa, ci stai. Si riparte dall'1-0 per loro, comunque è un buon gioco fino ad ora. Corner, non ci voglio credere. Vediamo come cambiano anche i calci d'angolo, che però sono come le punizioni, quindi... Cross al centro Pogba! Che calcia, però lo fa in maniera sporca. Vorrei rivederlo quel tiro, se si potesse. Finisce qui il primo tempo. Ho capito meglio come si tirano gli angoli. Ora però ci vediamo all'inizio del secondo. Secondo me il modo per tirare le punizioni al centro mentre riparte il secondo tempo, o comunque gli angoli, è molto migliorato, perché puoi decidere dove metterla, come se fossi nel giocatore. Rimessa laterale per noi, va Martial a battere. Inquadrato Pep Guardiola, ma per sbrigarmi non l'ho fatto vedere. Mkhitaryan,
Valencia. Enner Valencia. Valencia ancora. Valencia entra in aria. Valencia! Joart! Salvato da Yaya Touré. E poi blocca. Palla dietro. Pogba! Tiro murato. Finisce qui 1-0. Le prime impressioni sono buone per questo gioco, anche se abbiamo perso, però l'importante era vedere bella questa stretta di mano tra i due allenatori. Inquadrata Agüero, guardate, c'è anche il sudore. Ibra arrabbiato, non lo fate arrabbiare per favore, se no spacca il televisore. E Nolito inquadrato, ha segnato lui il gol della vittoria. E niente, prime impressioni positive. Andiamo alla prossima partita. Suita, City Football Stadium, ci vuole tutta una partita per leggere questo nome, diciamo il Suita Stadium per abbreviare. Derby d'Italia, facciamo finta che siamo in Giappone per la Supercoppa italiana, anche se so che sarà tra Juve e Milan. E pronti per la seconda partita, entrano in campo le squadre Juve e Inter. Direi che le cose di grafica le ho dette tutte prima, quindi possiamo andare subito a giocare. Si parte con la coppia di Balequin che parte. Ancora Pjanic. Higuain fa bene il gioco col suo corpo. Palla dentro per Pjanic. Pjanic! Miralem Pjanic. 1-0 Juve. Non esulto nemmeno più di tanto perché Pjanic mi sta sul cazzo. Essendo romanista è andata alla Juve. Palla dentro di Higuain e gran gol di Pjanic. 1-0 Juve, gol del numero 5 al 15° minuto. Finisce qui il primo tempo. 1-0 Juve, si va ai scusate, al secondo tempo con gol di Pjanic. Entra Lemina, che è identico, attenzione. Ma entra anche Marco Piazza, voglio vedere com'è su FIFA questo giocatore che sinceramente non l'ho mai visto di faccia e non voglio commentare com'è. Quindi andiamo a giocare e per vedere le abilità di Marco Piazza, ma non solo. Banega, attenzione, chiude Barzagli, ma ancora Icardi, Mauro Icardi, Icardi, palla dentro e Perisic si divora questo gol, schiacciando troppo il tiro, l'ha schiacciata a terra e poi si è rialzata la palla. Dani Alves, si può scatenare sulla fascia Dani Alves. Dani Alves, Dani Alves, prova a mettere il cross, è buono Higuain! Gonzalo, Higuain! 2-0 Juve. Gran cross di Dani Alves, grande scelta di tempo di Higuain. Che segna il gol del 2-0. Si riparte dal 2-0 per la Juve. Finisce qui. Ci vediamo subito in campo con la terza partita tra Real Madrid e Bayern Monaco, dopo la vittoria della Juve sull'Inter. Dunque, facendo un resoconto, ne ho vinta una, ne ho pareggiata una, ne ho persa una, quindi ora tutto da vedere nell'ultima partita che vi ho prima detto. Ci vediamo subito in campo. Si parte con il Bayern Monaco che tocca il primo pallone, io sono il Real Madrid. Poi Douglas Costa. Xabi Alonso. Xabi Alonso, Xabi Alonso, Keylor Navas. Morata. Prova a ripartire ancora Morata sul pallone il suo intervento. Ronaldo si infuoca. Cristiano Ronaldo, CR7. Ronaldo, Ronaldo a giro! Neuer fa un miracolo. Che parata, che gesto tecnico di Ronaldo, ma che parata ha fatto Neuer. Rivediamo. Con la punta delle dita. Chiuso, riparte Costa. Costa, Douglas Costa, Müller, Costa, Costa. Douglas Costa, Ribéry, Ribéry, attenzione.
Ribéry, traversa palo e poi gol. Thomas Müller, 1-0. Finisce qui il primo tempo, ci vediamo. Riparte il secondo tempo con il Real che gioca il pallone e deve recuperare. Qui, James. Modric, dentro. Cross! Grande azione del Real Madrid che si riporta sul pareggio. Si riparte dall'1-1, grande azione. Palla dietro, Alaba, occhio. No! Sì! Tiro fuori e si va ai rigori. Troppo alto. Neuer. Vediamo se le finte sono le stesse. Arturo Vidal. Parte Vidal! Navas l'aveva intuita, ma non può prenderla. Gran rigore di James! Attenzione, va. David Alaba! Ma perché non la prende? Ronaldo! Traversa! Va, Douglas. Costa! Palo! Bene così. Va Gareth Bale. Ah, Bale! In gran rigore questo. Attenzione, va Lewandowski. Parte. Lewandowski, Navas, no! Attenzione, rigore decisivo. Ma Toni Kroos, Neuer. Ha vinto il Bayern. Ai rigori. E finisce dunque così la partita. Devo ancora abituarmi ai rigori, naturalmente, perché sono strani rispetto agli altri anni. Sono diversi, sono cambiati. Poi, per 3 volte Navas ha intuito, ma non ha parato. Quindi andiamo al menu principale dove ci saluteremo. Bentornati, è il momento dei saluti. Ditemi se questa demo vi piace, se l'avete provata e ditemi se volete che faccia il viaggio, ma comunque lo faccio per provarlo con voi. E niente. Reso conto, dice che ho perso 2-1 perché comunque ho fatto la prima vittoria al centro, quindi tra due sconfitte e allora ho perso. Quindi ci vediamo, iscrivetevi, commentate. Condividete e soprattutto spolliciate a manetta per la nuova serie su FIFA 17 della carriera.